Buongiorno bambini, buon giovedì. Iniziamo il nostro viaggio esplorando miti, racconti e leggende. Siamo a pagina 96 del nostro libro di letture e ci incamminiamo verso questo nuovo percorso che è intitolato proprio Lontano nel tempo. Scopriamo tutte queste nuove informazioni. Se vogliamo sapere di più sulle persone che hanno abitato la Terra tanti, tanti anni prima di noi, oltre che studiare libri e manuali di storia, possiamo occuparci di quello che i nostri antenati hanno immaginato e inventato, delle storie che hanno raccontato per spiegarsi com'è fatto il mondo e per divertirsi. In questa sezione troveremo miti, racconti e informazioni sulla vita di uomini lontani da noi nel tempo, ma vicino a noi nei desideri, nella fatica di ogni giorno e nella fantasia. Leggendo i brani di questa sezione, impareremo a cercare nei miti le spiegazioni di fenomeni naturali o di fatti importanti, distinguendo aspetti realistici e fantastici. Confronteremo tra loro miti di popoli diversi dello stesso tema, distinguere racconto mitico e racconto storico, individuare nei brani i fatti che accadono e il perché accadono, collegare informazioni contenute nel testo con nozioni apprese in altre discipline. E riconoscere anche, aiutandoli con immagini e titoli, le parti o le sequenze del testo e riassumerlo. Soffermarci su parole meno comuni per capire meglio e collegare le letture con la tua esperienza che potrai comunicare parlando o scrivendo. Ecco, qui come al solito abbiamo il nostro indice di gradimento per ogni brano. Terminata la lettura del brano, segnalate se è stato super bello, così così o noioso. Iniziamo subito. Pagina 98. I colori del mais. Questo è un mito Maya. Leggiamo un po' che cosa ci raccontano i Maya. Secondo il mito degli antichi Maya, il dio Zacol, che si sentiva solo nel nulla, prima creò il mondo. Poi, siccome desiderava qualcuno che lo adorasse, creò l'uomo. Ecco come tutto avvenne. Leggiamo un po' come è stato creato il mondo secondo i Maya. Vi faccio vedere che ci saranno delle assonanze con altre storie che sicuramente conoscete. Zacol cominciò a creare i monti e le valli, i mari, i fiumi, gli alberi, i fiori, ed ognuno dette delle istruzioni. Come scendere al mare per i fiumi e fare i frutti per gli alberi. Dopo aver regolato tutto per benino, si accorse che ancora nessuno lo invocava, significa che nessuno lo adorava. Allora creò gli animali di tutti i tipi e di tutte le specie, ma quando chiese loro di invocarlo, si sentì solo un grande frastuono. Ogni animale fece il suo verso, ma certo, per Zacol non era un'invocazione, come intendeva lui. Allora creò l'uomo col fango e pensò che doveva dargli la conoscenza perché potesse capire e parlare. Gli venne abbastanza bene, ma alla prima pioggia si sciolse. Giustamente era fatto di fango. Lo rifece di legno e questa volta commise un errore grave. Dette agli uomini tutta la conoscenza, tanto che diventarono così superbi che tutto il resto della creazione si ribellò. Persino gli utensili non vollero più essere usati e si scagliarono contro. Allora Zacol li punì con il diluvio universale e loro, costretti a rifugiarsi sugli alberi, diventarono scimmie. Questo è il motivo per cui le scimmie somigliano tanto all'uomo. Finalmente Zacol capì che per fare l'uomo doveva impastare il mais. Lo fece arrivare dai quattro punti cardinali, che erano il rosso, il nero, il giallo e il bianco, e così creò l'uomo e le sue razze. Popolò tutta la terra con uomini del colore del mais. Vedete? Da questo racconto è possibile immaginare, secondo la mitologia Maya, come è nato l'uomo e soprattutto la storia della nascita della Terra. Bene, leggete questo testo per 3 volte, sempre ad alta voce, così vi esercitate. Eseguite gli esercizi qui in basso di pagina 98 e questi non dovete inviarmeli. Guardiamo a pagina 99. A pagina 99 ci sono altri miti, la prima coppia e la formazione del mondo. Li leggete, sempre ad alta voce, e
Eseguite questi due esercizi. Ed infine, sempre pagina 99, non dovete inviarmelo, leggete anche il mito di Prometeo, un mito molto conosciuto, molto noto. Prometeo era un fortissimo eroe che, vedendo la condizione umana degli uomini, che erano nudi, selvaggi, decise di fare loro un dono, prima di regalare delle conoscenze e poi offrirgli in dono il fuoco. Ma per prendere il fuoco, dovette affrontare alcune grandi imprese. Allora, lo leggete per 3 volte ad alta voce, pagina 100 e 101. Attenzione qui. Questo esercizio qui, che è sulla destra, io ci metto una bella X sopra, non dovete farlo, ok? In basso ci sono due esercizi, testi per capire. Questa prima parte, Prometeo dimostra di essere molto astuto. In che modo riesce a rubare il fuoco ingannando Efesto? Bene, ci sono due domande. Queste due domande le scrivete in digitale, me le inviate, le scrivete su un foglio e me le inviate, però solo queste due domande le scrivete dove volete e me le inviate via mail, d'accordo? Quest'altro lavoro invece no, non dovete inviarlo, lo leggete solo e cercate l'errore, d'accordo? Allora, buon inizio di giornata, buon lavoro. Adesso correggo qualche altro compito e più tardi vi invio anche il lavoro d'inglese. Buon lavoro, ciao ciao.